Grazie, grazie signora Presidente. Mi scuso con tutti voi, perdonatemi. È un intervento con cui il gruppo di Forza Italia al Senato vuole trasferire alla famiglia di Iole tutto il nostro affetto, la nostra vicinanza, la nostra partecipazione, perché Iole è stata, è e sarà sempre parte della vita di tutti noi. Le abbiamo voluto. Grazie. Lei ha già detto, Presidente, della sua attività politica. Lei è stata sempre una donna piena, grazie, piena di passione. Capita raramente che io usi un fazzoletto quando intervengo, spero che non capiti più. Lei è stata sempre donna piena di passione, di entusiasmo, di energia, di determinazione, che ha messo in ogni cosa che ha fatto. Ognuno di noi l'ha conosciuta, non solo nella politica, ma anche in un aspetto della sua vita che non avremmo mai voluto vivere con lei, cioè la sua malattia. Ed è la cosa che io vorrei ricordare di lei, perché in questo Iole è stata veramente un esempio per tutti noi. Iole ha saputo, da guerriera vera, quale è sempre stata, combattere e vincere la malattia. La malattia non gli ha impedito di proseguire nella sua carica di entusiasmo e di energia, non le ha impedito di inseguire i suoi sogni, non le ha impedito di raggiungere i suoi obiettivi. E anche durante l'ultima campagna elettorale, quando la malattia è stata quasi messa in contrapposizione con lei e con la sua capacità di fare le cose, Iole ci ha insegnato che si può normalizzare, che si può vivere con la malattia, che si può combattere la malattia, si può andare avanti. La malattia ti può rendere più forte, questo è quello che lei ha detto. Ed è quello che vorrei ricordare di lei, perché insieme alla sua straordinaria capacità di emozionare, emozionarsi, la sua capacità di amministrazione che ha dimostrato pur in questi pochi mesi di governo della Calabria, è la cosa che ha colpito in assoluto di più tutti noi. Si può convivere con la malattia. Non ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi. Non ci impedisce di perseguire i nostri sogni, si può normalizzare. E devo dire, quello che è successo oggi ci ha colto tutti, ovviamente, di sorpresa. Lei ha saputo fino all'ultimo essere grande anche in questo. Mentre venivo giù, ci siamo ovviamente confrontati tra di noi, ognuno, come capita in questi casi, portava il suo ricordo. E devo dire, il ricordo più bello, avremmo voluto tutti dire qualcosa di lei, ma nessuno è in grado di farlo, nemmeno io sono in grado di farlo, probabilmente sto dicendo le cose meno significative, ma sono quelle che ci vengono dal cuore, oltre che dal ricordo che abbiamo di lei come donna, oltre che come politico, ed è la cosa più importante. Fulvia Caligiuri prima mi diceva una cosa bellissima con cui vorrei congedarmi da voi, ma non da lei. Lei rimarrà sempre con noi, sempre. Grazie. Lei diceva, ora se si fa una ricerca su Google, no? Dove sei? Sulla Calabria escono brutti indici, 'ndrangheta, corruzione, usura. Sarebbe bello, ecco, capacità di inseguire i propri sogni nonostante tutto, capacità di identificare e raggiungere gli obiettivi. Sarebbe bello se dopo un paio di anni da ora, da quando lei si era insediata in Calabria, quando si fa una ricerca su Google su 10 cose brutte, almeno 4 belle ne uscissero. Perché la Calabria è una terra meravigliosa, così come è meravigliosa ogni parte del nostro paese a cui abbiamo l'onore di dedicare la nostra attività. Quindi grazie Iole, grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che sei stata per tutti noi, ma non voglio coniugare il verbo al passato. Iole sarà sempre con noi, come si dice in questi casi, semplicemente nella stanza accanto, ma sempre con noi. Grazie.